Allora iniziamo, buonasera, ringrazio tutti a partire dai miei studenti che vedo un po' in alto però presenti. E si è presentata questa opportunità che ho cercato di cogliere immediatamente avendo qua a Perugia alcuni dei maggiori esperti di autonomie e in particolare il professor Tomàs Fonte Llobet, che è stato uno degli artefici dello Statuto della Catalogna, di cui poi ci dirà insomma il percorso e che quindi è in grado di leggere in modo particolarmente stimolante per noi e sicuramente utile rispetto a un dibattito che è spesso superficiale su questi temi, che però, come dicevo a Tomàs, spesso in Italia c'è in questi giorni, ci siamo tutti diventati costituzionalisti spagnoli, insomma, quindi c'è bisogno secondo me di rimettere al centro della riflessione una conoscenza un po' più profonda di un processo che è così importante, così delicato per la dinamica che può attivare nell'esperienza costituzionale e regionale spagnola e per gli effetti che può esercitare su altri processi, altre dinamiche anche interne all'Italia. Il recente processo, come dire, di spinte verso l'indipendenza che sta caratterizzando la Catalogna in questo periodo più recente si inserisce dentro un modello costituzionale che Tomàs ci saprà descrivere molto meglio di quanto potrei fare io in queste poche parole, che è diverso, ha qualche assonanza col modello italiano, ma forse, ecco, questa è una delle prime questioni che pongo sul campo, è forse ha in sé il germe dei rischi, insomma, di una o degli esiti, insomma, che stiamo assistendo anche solo potenziali in questi giorni. Cioè, mi ricordo quando, facendo la tesi di dottorato con Luciano, quindi studiando la differenziazione, leggevo del dibattito che c'era già allora in Spagna su quello che veniva chiamato il gioco della gallina del regionalismo spagnolo, quindi il rischio di questo inseguirsi tra regioni e naciones verso una tensione all'unità nazionale che poteva essere quindi in astratto all'epoca si diceva potenzialmente pregiudicata, e quindi in questo senso l'esperienza della Catalogna e altre esperienze presenti nello scenario comparato, pensiamo alla quella del Belgio, insomma, ci segnalano insomma come queste dinamiche di un modello di federalismo su domanda, insomma, possa in sé nascondere anche qualche rischio. E poi però anche una riflessione, un'altra questione che mi sembra importante nei limiti della mia conoscenza del tema è come questo processo più recente si leghi ai processi in qualche modo incompiuti che hanno caratterizzato proprio l'autonomia catalana nell'ultimo periodo e quindi in qualche modo quanto e in che misura tutto questo fosse un esito non poi necessariamente così sorprendente, insomma, rispetto a una spinta e alla mancata soddisfazione, insomma, di un'istanza che emergeva da questo e forse anche da altri territori. Io non prendo altro tempo, ci siamo organizzati più o meno nel senso che Tomàs Fonte farà una introduzione, poi sarà sollecitato dagli altri esperti che sono con lui, Francesco Merloni, che poi chi è stato qua ieri ha avuto modo anche di conoscere bene, anche non avendolo avuto come professore, come molti altri hanno avuto la fortuna prima a partire da me, che è stato in particolare, da quindi ha una visione particolarmente ricca sia dell'esperienza spagnola che complessivamente europea, presidente del gruppo di esperti indipendenti del Consiglio d'Europa sull'attuazione della Carta delle Autonomie Locali, che quindi ha una visione particolarmente ricca, e Luciano Vandelli, che vedete personalmente se non l'avete già visto ieri, che è il vostro libro di testo, insomma, quindi c'è sempre la... Il vostro libro di non testo. Sono un libro. Non è un libro. Un libro vivente. Un libro vivente. Che è insomma, sicuramente tra i maggiori studiosi ed esperti delle autonomie in senso complessivo ed è anche un grande conoscitore dell'autonomia spagnola, oltre che evidentemente di quella italiana. Quindi passo la parola a Tomàs, che ringrazio per la disponibilità.